Ciao ciao, ciao ciao, ciao ciao, ciao ciao, ciao ciao, ciao ciao, ciao ciao. In Italia c'è un bello uomo, in Italia c'è un bello uomo, che vive in Roma, che vive in Roma, che vive in Roma, che vive in Roma. Un simpatico calciatore, un simpatico calciatore, si chiama, si chiama, si chiama Falca, 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 Falcon, Falcon, Falsa, Falso, Falca, Falca, Falson, Falso, Falcon, Falcon, Falsa, Falsa, Falca, Falca, Falcon, Falcon, Falsa, Falca, Falcon, Falcon. Scrive Tonino Cagnucci, che adesso dirige Il Romanista: quando Paolo Roberto Falcao è sbarcato dal cielo, gli hanno regalato un mazzo di fiori e poi uno zucchotto giallo-rosso di lana. Sembrava un'incoronazione. Lo era il 10 agosto, il giorno in cui cadono le stelle. Roma stava esprimendo tutti i suoi desideri. Non sapeva che con quell'arrivo stava cambiando una cosa. Tutto prima di Falcao c'è stata una Roma, dopo un'altra.